Ci troviamo di fronte a una delle cliniche più importanti d'Italia, una delle cliniche, come dire, più ricche, più importanti, più significative d'Italia. E sono significative anche perché qui c'è stato ricoverato niente meno che Antonio Gramsci. Ed è molto importante dire questa cosa, perché generalmente la gente pensa che Gramsci, poverino, è stato carcerato, in carcere, qua e quant'altro. In realtà Gramsci è stato ricoverato ed è morto in questa clinica. Questo a dimostrare che la verità non è mai quella che raccontano, ma è ben diversa. Infatti noi siamo perfettamente convinti che Gramsci è stato ricoverato qui proprio perché non andasse in Russia, perché se Gramsci fosse andato in Russia non sarebbe stato ricoverato qui, ma è molto probabile che sarebbe stato ricoverato in un centro di riabilitazione, diciamo pure in Siberia, tanto per dire le cose come stanno. E di fronte a questa clinica, ricordando appunto Antonio Gramsci, che è stato un grande del pensiero italiano in tutti i sensi, che ne vogliano dire quelli del Partito Comunista che c'entrano come cavolo a merenda nel pensiero gramsciano, il pensiero gramsciano è un pensiero nell'ambito del pensiero gentiliano, e qui davanti noi vogliamo documentare che siamo appena usciti da aver fatto una denuncia importantissima contro il sistema e contro gli uomini del sistema che in questi giorni stanno compiendo un atto di aggressione totale nei confronti del popolo italiano, come qualcuno sicuramente può aver capito. Diamo la parola a Orazio, che è stato il compilatore concreto, manuale della denuncia che noi abbiamo presentato, il quale ci illustrerà la denuncia. Beh, ciao a tutti, come al solito vi aggiorno sugli sviluppi della nostra azione politica e anche di lotta al sistema. Siamo appena usciti da un lungo discorso che è intercorso con il comandante della compagnia Parioli fino a qualche minuto fa, in relazione alla denuncia gravissima che abbiamo presentato noi di alto tradimento, questa volta rivolta al signor Napolitano, al signor Draghi e al signor Monti, e poi anche a tutto il Consiglio Superiore della Magistratura e ai comandanti tutti della gerarchia massima dei 7 corpi di polizia giudiziaria fino all'ultimo agente aggiunto e le 4 forze della difesa nazionale. Anche loro, per tutta la gerarchia, a partire dal generale comandante in capo della forza fino all'ultimo gavettone, no, ecco, perché l'ultimo gavettone c'entra come i cavoli a merenda, diciamolo pure, perché deve obbedire agli ordini. Va bene, però va bene. Qui nessuno ha preso atto di una cosa importantissima, di un colpo di Stato che è stato in maniera poi eclatante, in maniera evidentissima, ed è stato appunto portato avanti da una congenere di individui che si sono impossessati del governo italiano non avendone nessun diritto, perché si tratta di funzionari di banca ad alto livello, no, funzionari, proprietari anche, azionisti, anche azionisti, proprietari e quant'altro, i quali si sono impossessati per un atto assolutamente al di fuori della norma, usurpativo, esattamente, del governo italiano, attraverso il quale intendono sottoporre il popolo italiano a tutta una serie di misure coercitive, restrittive e coercitive, di cui adesso noi abbiamo soltanto le prime avvisaglie. Quello che va evidenziato in tutto questo nostro agire è che noi siamo la parte emergente dell'iceberg che ribolle sottoterra, sott'acqua. Cioè noi siamo quelli che per primi hanno percepito, da lunga lotta addestrati, percepito quello che era stato messo in atto, diciamo, subdolamente da questa banda di infami. Ma dietro di noi, cova la brace sotto la cenere e pian piano sta prendendo sempre più vigore, perché incomincia ad essere, grazie anche alla nostra azione di smascheramento ufficiale,
strategia proprio tragica e catastrofica che sta attanagliando l'economia, la società e la politica italiana, che se non troveremo il modo di ostacolarla e di contrastarla, purtroppo porterà l'Italia alla devastazione più totale. Noi oggi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo evidenziato un'ulteriore volta ancora che c'è tutta una serie di elementi e di prove che mettono in risalto la compartecipazione e l'implicazione di tutta una serie di personaggi che avrebbero lo scopo e il ruolo e la carica istituzionale per svolgere il ruolo di anestetico, di antivirale, di azione di tutela e di salvaguardia, che invece o sono inerti nella miglior parte dei casi come situazione generale, o sono addirittura collusi con questa genia di infami che ci sta portando al tracollo. Volevo lasciare la parola di conclusione però stavolta a Giorgio, che sicuramente ha anche lui qualcosa di, diciamo, supplettivo, ecco, da aggiungere. Allora, per far capire bene come stanno le cose, diciamo due cose sole. La prima è che qui c'è stato un impossessamento, come ho detto, del governo da parte di individui di cui nessuno di questi si è presentato alle elezioni. Nessuno è stato eletto. Presentato un programma ed ha chiesto il consenso del popolo italiano. Questo è un colpo di Stato a tutti gli effetti. Non è detto che il colpo di Stato debba essere armato. Forza armato con della gente che va in giro col carro armato o col fucile. Secondo, ed è a mio avviso molto importante, è che il popolo italiano non sa che queste cose avvengono in nome del nulla, perché quando questi ci parlano di debito pubblico, noi dobbiamo dire e ripetere che il debito pubblico non esiste, è un debito falso, è un debito nei confronti di una banca privata che non ha nessun diritto di chiedere il pagamento del debito stesso. No. Questa è la cosa importante. Due messaggi noi dobbiamo dare al popolo italiano: il debito non esiste, è un'invenzione. Essendo un debito nei confronti di un ente privato, che è la Banca Centrale Europea, no, che è privato, una non rappresenta nulla di pubblico. Ulteriore. Non solo è un debito verso un ente privato, il che già sarebbe un vulnus al diritto internazionale, ma addirittura questo debito non esiste, perché in realtà questo debito è contabilizzato al contrario. E quindi è un debito che hanno le banche nei confronti dello Stato italiano e dei cittadini italiani. Ed è quindi lì il doppio raggiro, cioè non solo il debito non esiste, ma questo debito al contrario è un debito delle banche internazionali nei confronti dei cittadini italiani, ed è qui che dobbiamo basare la nostra lotta futura per quello che ci riguarda il discorso politico che metteremo in atto nei prossimi mesi.